Ciao cari amici, se il romanticismo è stato un movimento artistico, musicale, culturale, letterario, io credo che un safari in Africa, completamente immersi nella natura e condividendo con gli animali la libertà e sfiorando solo i limiti della prudenza per non perdere nessuna delle emozioni che la natura ci offre, sia davvero un affascinante modo di vivere indimenticabili momenti romantici. Go. Ok, brava. Il nostro abile autista che ci porterà in questa avventura. Ciao. Ciao. Poi, ciao. Anche qui non sempre lei è d'accordo, anche perché è molto carina e desiderata da molti. E sì che lui deve essere un po' come il nostro Rocco nazionale. Ma ora è venuto il momento di fare la nanna, naturalmente in un campo tendato in piena savana, ma non prima di una golosa cenetta. What what is? È local spinach. Ah, ma la cena qui è altro che romantica, è una meraviglia. Enjoy your dinner, thank you very much. Wow. Nostra tenda che è proprio in mezzo ai leoni. Però hanno detto che al massimo sono piccolini e poi arrivano i rangers a prenderci. Quindi non c'è problema. Ecco la tenda. Ah, chi? Eccola qua. Dov'è? Ah! Abbiamo le zebre noi, davanti alla casa. Zebra! Abi, allora tutto bene? Tutto bene! Dopo una notte buia e tempestosa, animata dal rumore dei versi degli animali della giungla, eccoci ora al Serengeti Park. Hotel.
Questo parco è famoso perché è in un cratere. Questa meraviglia è il cratere di Ngorongoro. Meno male che il vulcano è estinto da milioni di anni, per cui non c'è problema. Terminato il safari, l'accoglienza che ci viene riservata da questo splendido lodge. Che festa! Grazie! You are welcome. Ciao ciao.